Sono andato in un centro massaggi di cinesi. Quando vi starete chiedendo, il 6 ottobre 2020, era martedì. Ebbene sì, per me è stata la prima volta che mi recavo in un centro massaggi, ho voluto sperimentarlo, ho voluto sperimentare e soprattutto capire un po' meglio quello che c'è effettivamente nei centri massaggi cinesi. Va bene? Allora, perché, innanzitutto perché ho voluto fare questo test? Per rendermi conto, per capire, per cercare di comprendere come effettivamente siano questi centri di massaggi. Va bene? L'intenzione non è quella di, non è stata quella da parte mia di fare sesso, di, diciamo così, intingere il biscotto nella pera, nella patata, ok? Ma è stato semplicemente quello di voler capire, voler comprendere. Va bene? Così, armato di buona volontà, il pomeriggio di martedì non avevo nulla da fare, il raduno non mi ha dato di farlo, ho detto perché non provare, perché non fare un test? E così, armato di tutto punto, mi sono messo a cercare sul web, ho messo centri massaggi cinesi a Roma e ovviamente me ne sono andato su uno, va bene? Uno non troppo lontano dalla mia zona, uno ovviamente dislocato in Roma e ho voluto capire, sono entrato, ovviamente, cosa è successo? Che ho spinto il campanello, non è che ci sono delle saracinesche che si aprono e chiudono oppure in cui tu puoi entrare subito, perché ovviamente le porte sono chiuse, quindi bisogna per forza di cose suonare il campanello, cosa che ho fatto, cosa che ho compiuto, va bene? Ho suonato il campanello, dopo circa 40 secondi sento che arriva, sento dei rumori di tipo ciabatte, no? Di persona che arriva. Mi apre questa ragazza, questa donna, non tanto alta, ovviamente cinese, bassa, vestita con minigonna corta di colore nero, che lasciava scoperte le gambe, gambe con addosso le calze color carne, matita sotto di colore nero, ok? Mascherina al volto che copriva naso e bocca, quelle mascherine chirurgiche, mascherina chirurgica, ok? E mi ha aperto e mi ha detto, io ho chiesto, buon pomeriggio, senta, vuole farmi fare un massaggio? La ragazza mi ha detto, allora sono per un'ora, sono circa 40 euro, ok? Per mezz'ora sono sui 30 più o meno, va bene? Sono 30 euro per un massaggio. Di mezz'ora, per un'ora invece sono 40 euro, va bene? Io diciamo che ho detto, guardi, io faccio un massaggio di mezz'ora, quindi ho versato l'obolo, e ho dato subito i 30 euro, perché purtroppo non sto messo bene a livello economico. Quando io vi chiedo di donare è perché effettivamente non ho facoltà economiche, va bene? Sta di fatto che ha accettato i soldi ovviamente per la mezz'ora, mi ha fatto accomodare, mi ha aperto la stanza, una stanza molto molto grande, al centro c'era questo letto, questo lettino molto grande, a due piazze, da una parte il, come si dice, l'area per farsi una doccia, una vasca per farsi un bagno, ok, di colore bianco ovviamente, luce soffusa di colore viola, fucsia, me la ricordo benissimo, e mi ha fatto entrare, mi ha detto spogliati che io arrivo. Spogliati che significa? Mettiti nudo, no? Quindi praticamente ho chiesto, ma mi devo togliere tutto? Sì, no, togliti tutto, tutto nudo devi stare, ok? Quindi cosa ho fatto? Nel momento in cui questa ragazza, questa donna, stava fuori dalla stanza, non so, forse doveva andare a prendere gli oli, ok, le cose, io mi sono messo tutto completamente nudo, va bene? E poi mi sono seduto ad aspettarla, ho aspettato circa 5 minuti, va bene? Dopodiché la ragazza, questa donna è arrivata, ok? 30 anni circa di età, perché gliel'ho chiesto. Il suo nome, se non ricordo male, inizia con la L, 4 lettere, ok? Lara, mi ha detto che si chiama Lara, ok? Così, insomma, mi fa, il massaggio inizia. Allora, cosa fa praticamente? Mi dice di sdraiarmi stando a pancia in sotto, va bene? E c'è un buco davanti a me, cioè c'è un buco dove ficcare la testa, va bene? Attenzione, il massaggio che c'è stato è stato tutto sempre fino all'ultimo con la mascherina, cioè sia io che lei avevamo
abbiamo indossato per tutta la durata del massaggio, per la mezz'ora, la mascherina. Non ce la siamo mai tolta, non ce la siamo mai levata. Va bene? Allora mi fa mettere con le spalle, cioè a pancia in sotto, praticamente stavo con le chiappe scoperte. Bene? Mi ha detto prima fare parte dietro, poi fare parte avanti. Così si mette là e si mette a fare il massaggio alla schiena, ok? Quindi inizia a massaggiare dolcemente la schiena, poi a ritmi un pochino più forti, fino a raggiungere i miei glutei, i miei angelicati glutei, e a fare, diciamo così, una pressione, ok? Infatti sentivo i miei glutei, le mie chiappe che sobbassavano, perché lei praticamente toccava, diciamo così, la pelle, ok? Quindi faceva un rumoretto abbastanza simpatico da percepire, ok? Ovviamente anche le gambe, le cosce, la parte sopra della schiena, quindi le spalle, beh, faceva un ritmo abbastanza piacevole da sentire, era abbastanza piacevole le sensazioni che avevo, ok? In pratica mi ha sciolto bene la schiena. Dopo circa un quarto d'ora mi fa girare in avanti. Praticamente che succede? Mi metto di fatto, de facto, come si dice, in posizione davanti, ok? Se non che dopo qualche minuto che inizia a fare il massaggio davanti, io sono tutto nudo chiaramente, lo preciso, no? Mi tocca il corpo, la parte quindi del petto, arriva quindi allo stomaco e prima si prende cura della parte qui, la parte quindi che riguarda i pettorali, le spalle, i bicipiti, la pancia e via di seguito. Poi passa alla parte di sotto, fa 10 minuti sopra, di sotto praticamente ecco che inizia ad esserci qualche piccola, chiamiamola, situazione di imbarazzo. Perché io nel momento in cui lei inizia a, diciamo così, massaggiare le gambe, la parte dell'interno coscia, mi si alza, cioè praticamente mi parte l'erezione, ok? Cioè praticamente mi vedo questo. Il mio reale gerlo, sono sincero, ragazzi, io non ho nulla di inventato. Io racconto tutto quello che mi succede nella mia vita, perché mi piace raccontare la mia vita. Non ho problemi, non ho peli sulla lingua, ok? Praticamente mi si alza, ovviamente io sono uno che si depila, ok? Cioè si depila non le gambe, non le braccia, si depila il pube, va bene? Mi depilo la parte intima, ok? Appunto, quindi si vede questa cosa che sale e ovviamente lei compiaciuta, no? Vede questo coso che diventa bello lungo, che si alza molto, insomma, e rimane compiaciuta, no? Di questa cosa, insomma. Praticamente, diciamo che mentre tocca, sfiora anche ovviamente i testicoli, ok? Nel momento in cui sfiora i testicoli, ripeto che l'erezione si aumenta, diciamo che cresce, ok? Tutto qua. Ovviamente fa un sorrisino simpatico, divertente, ok? Però la situazione finisce là, perché comunque non è che mi fa una sega, non fa tutto questo, ok? Semplicemente questo, ok? Il massaggio mi rilassa molto, mi ha rilassato molto, mi ha tolto, diciamo così, una certa contrazione muscolare che avevo, ok? E al tempo stesso mi sento molto meglio, perché comunque avevo dei piccoli problemi contratturali, avevo delle piccole contrazioni troppo forti, e adesso il mio corpo risponde meglio e mi sento anche più felice e più soddisfatto. Va bene, quindi sono più, diciamo così, mi sento meglio a livello fisico. Bene, e questa è stata la mia esperienza. Ovviamente quando sono andato via mi ha fatto rivestire tutto completamente, mi ha offerto una caramella. Voi pensate che i centri di massaggio cinesi, non lo sapevo, mettono dentro al centro un cesto con sopra delle caramelle. Sono caramelle a gusti assortiti, hanno dato agli agrumi, all'arancia, alla mela, al limone, alla banana, insomma, ai frutti, va bene? Frutti anche esotici, va bene? Così, appunto, ecco che me ne vado, contento e soddisfatto, ok? Ho speso quello che ho speso, purtroppo sì, mi potevo fare un jeans, però ragazzi, di jeans ce ne ho, magliette ce ne ho, felpe ce ne ho, forse qualche camicia in più, però l'armadio, ragazzi, se io mi andassi a comprare camicie armadi, camicie EU, pantaloni o jeans, l'armadio esploderebbe, cioè una dimensione massima, quindi a comprare ancora altre cose, tipo jeans, magliette e via di seguito, secondo me è sbagliato, va bene? Quindi diciamo che ho fatto questo esperimento, questo test, ok? Ora ripeto, probabilmente se io avessi detto a questa ragazza, guarda, inizia a lavorare, no? Inizia a lavorare di bocca oppure inizia a lavorare di mano,
Probabilmente questa angioricata fanciulla, anche molto carina, eh. I cinesi in genere non sono bellissimi, però questa era carina, non era brutta, ok? Belle gambe, toniche, bel culo, insomma, si vedeva, insomma, no? Probabilmente lei mi avrebbe fatto, mi avrebbe tirato, mi avrebbe masturbato, probabilmente, oppure mi avrebbe, non credo che mi avrebbe, me lo avrebbe preso in bocca, perché con la mascherina è impossibile, ok? Però probabilmente se avessi aggiunto qualcosa in più a livello economico, sarebbe scattata la manetta, cioè la pippa, la pippetta, ok? Scusate la volgarità. Io ho declinato, cioè non è che ho declinato, ho fatto finta di nulla, sono andato avanti, però ripeto, ovviamente essendo un maschio ho avuto una erezione che è durata fino alla fine del massaggio, ok? Cioè io vedevo questo coso qui, stava tutto alzato, io stavo così, vedevo sto coso tutto alzato, ok? E lei che vedeva sto coso tutto alzato, capito? Ok? Questa è stata la scena, vabbè tutto qua. Niente di trascendentale, rientra nella normalità. Sono un maschio, significa che mi funziona bene, bene, niente di strano, niente di anomalo. Se si alza è meglio, è un bene, va bene, a questa età è bene che si alzi, va bene. Non scioccate, non cominciate a dire, oddio, sei un porco, oddio mio, sei un povero maiale, sei un povero pisello centrico. No, è normale, io vi sto raccontando la verità. TV verità, come direbbe, TV verità, come direbbe Andrea Di Pre, ok? Nulla di anomalo, nulla di strano, nulla di assurdo. Significa che il mio pene funziona, va bene. Ci devono essere erezioni, ok? Giusto, perfetto. Detto ciò, io non aggiungo altro, quindi ringrazio tutti, in primis per la visione, in secondis per l'ascolto. Questa è la mia esperienza con i centri di massaggio cinesi, ok? Ognuno può far tesoro delle mie parole oppure no, io ho raccontato la mia esperienza tramite il mio vissuto. Ciao da Leandro, conosciuto italiano, iscrivetevi al canale, commentate e al prossimo video.